Non c'è stata nessuna incomprensione perché io sono stato molto chiaro questa mattina. Ho dato la disponibilità ad eventuali strette e anche la possibilità di interloquire con tutti su quella che è la situazione che si potrebbe verificare durante le festività natalizie. Ho fatto uno specifico riferimento agli assembramenti e alle ammucchiate, lo definite così, natalizie nelle case private. Ho fatto un riferimento a tante altre questioni nella conferenza Stato-Regioni di questa mattina, ponendole sul tavolo in una riunione che tra l'altro il punto inerente alla questione delle eventuali nuove misure non era neanche nell'ordine del giorno, ma è stato inserito alla fine. È stato un confronto sereno dove alcuni governatori hanno fatto esplicite richieste di misure un po' più forti. Io ho dato una mia disponibilità a parlare, ma ho detto che davanti a nuove chiusure non si può pretendere che si possano pagare ristoranti, bar, commercianti, piscine, palestre e devono continuare loro a collarsi questa vicenda da soli. Bisognerebbe comunque, se ci fossero nuove chiusure, prevedere ristori totali e immediati. Ho parlato della diversità dei nostri territori, cioè ci sono tantissimi territori, l'ho detto tante volte, che già hanno subito delle restrizioni. Questi territori hanno vissuto un isolamento nelle scorse settimane e non devono essere penalizzati e discriminati davanti a un'assimilazione e una similitudine con aree molto più popolose. Ho parlato dell'inopportunità di lasciare alcune fasce della popolazione sole durante il Natale. Ho parlato di una comunicazione che deve essere lineare, che non può essere sempre in controtendenza. Ho parlato del fatto che 2 settimane fa appena neanche si parlava della riapertura delle scuole, oggi addirittura si dice che bisogna fare il lockdown totale sotto Natale. Ho chiesto che ci sia una maggiore coerenza e maggiore concertazione, perché altrimenti la gente non ci capisce più niente, perché i primi siamo noi. Quindi se c'è una necessità sanitaria è giusto anche fare le misure e le strette necessarie, ma è giusto pure chiarirsi, perché altrimenti non siamo più credibili. Io questo ho detto questa mattina, facendo anche un chiaro riferimento a quello che dovremmo pensare da gennaio, perché se da una parte preoccupa la tenuta del sistema sanitario, dall'altra parte preoccupa la riapertura delle scuole e il TPL, trasporto pubblico locale. Ecco, tutte queste considerazioni messe insieme a me non sembrano esattamente una richiesta di zona rossa e dispiace vedere il proprio nome, il proprio cognome accostato a una richiesta così esplicita. La richiesta di collaborazione che c'è dal governo e il fatto di concedere giustamente una collaborazione al governo non può essere interpretata come una secca richiesta di zona rossa, che è una misura estrema che va presa solo ed esclusivamente quando realmente ce ne sono le necessità. Se ci sono necessità, il CTS ce lo dica, perché viene a questo punto a cadere pure tutto quello che è stato detto con il decreto prima del 3 novembre, il DPCM e poi del 3 dicembre.